Potete conoscerla, Ministro, benvenuto. Grazie. Non faccio domande. No, vabbè, io è libero. No. Tanto gli spunti sono stati molteplici. Che dire, io sono felicissimo di avere queste opportunità anche di inizio di questo mandato. Sono pochi giorni, molto intensi, ma questi sono i momenti più belli. Le presentazioni dei calendari ci avvicinano a un periodo dell'anno che significano cominciare a fare dei bilanci e a proiettarsi per l'anno che viene, e quindi su questo poi diremo qualche cosa, quali sono le prospettive per poter essere, come dire, all'altezza del compito. Innanzitutto vorrei salutare e ringraziare i padroni di casa, ovviamente, quindi li ringrazio anche per l'invito, la prefetto Laura Lega, il capo dipartimento, Guido Parisi, il capo del corpo. Ometto di fare molteplici saluti delle molte personalità e dei molti amici che sono in platea, perché rischierei di dimenticare qualcuno, ma che sono il segno del fatto che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco vive all'interno di un contesto istituzionale di amicizia, di colleganza e di condivisione del senso dello Stato. E quindi è una cosa, un'ulteriore cosa che fa onore al Corpo Nazionale. Il calendario è bellissimo, rappresenta, quindi mi complimento per chi lo ha ideato e concepito, rappresenta molto bene qual è la storia del Corpo. È stato detto, quindi il passaggio, tra l'altro la nascita qui dell'idea di un Corpo Nazionale, del passaggio ad una istituzione frammentata e quindi ad un ragionamento sulla necessità di una nazionalizzazione che è anche una razionalizzazione. Tutti i passaggi sono stati evidenziati, a partire da qui, a partire da quello che poi è stata la legge istitutiva del Corpo Nazionale qualche decennio dopo. E questa nazionalizzazione e razionalizzazione, io mi permetterà, la metto in collegamento anche proprio alla città di Roma, che è la capitale di questo bellissimo paese, perché sono stato testimone da ultimo come prefetto di Roma della grande importanza del valore nazionale del corpo. L'estate scorsa, e colgo anche l'occasione per ringraziare ancora e dare atto, il grandissimo sforzo che è stato fatto dal comando provinciale di Roma, particolarmente sollecitato da una serie di eventi che sono stati un po' anche, come dire, esemplificativi dei problemi che ci sono e quindi degli accresciuti compiti. Spesso si discute anche dell'adeguatezza degli organici, delle risorse strumentali che ci sono sicuramente e che noi cercheremo di starci dietro, insomma, quindi di rendere sempre più adeguati, ma tutto questo in relazione ai compiti accresciuti, ahimè, perché le difficoltà degli enti territoriali a stare dietro alla manutenzione del territorio. Veniamo da troppi anni, troppi decenni di logiche del risparmio, della razionalizzazione della spesa che spesso ha determinato pure questo, e quindi noi ci siamo trovati qui a Roma, e ne voglio dare atto, è successo anche in altre parti del territorio nazionale, in un impegno straordinario, laddove se non ci fosse stata questa logica nazionale, quindi anche la possibilità di coordinarsi, di questo va dato atto al comandante del corpo, se non ci fosse stata questa capacità, ecco, di integrare le risorse con l'aiuto delle regioni vicine, insomma, ci sarebbe stato qualche problema su scenari molto complicati. Ricordo per esempio l'incendio di Malagrotta, insomma, è stato fatto un grandissimo sforzo di grandissima professionalità per limitare danni all'ambiente molto più gravi e soprattutto l'incidenza su un sistema già precario, qual è quello del ciclo dei rifiuti della capitale. Quindi poi Roma è anche la sede, consentitemi di dirlo, della scuola centrale antincendi, quindi che è un po' il tempio della cultura, no? Della cultura antincendi del nostro paese, cultura antincendi che un tutt'uno con la cultura del soccorso pubblico, della protezione civile, fa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non solo il Corpo Nazionale, credo, più professionalizzato al mondo, lo possiamo dire, stimato e apprezzato da tutti, ma fa del Corpo Nazionale lo scheletro, insomma, l'impalcatura fondamentale del sistema nazionale di protezione civile. Oggi non avremo un sistema nazionale di protezione civile a sua volta molto apprezzato nel mondo e molto richiesto nel mondo se non ci fosse stata questa cultura e questa capacità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Quindi io dico tutto questo, ecco, poi Roma è una città anche molto bella, prima avete fatto vedere quel bellissimo museo di Mantova, credo di aver capito, ne segnalo un altro, cioè quel bellissimo dalla Città del Fuoco al 7° distaccamento Ostiense, se non ricordo male, che io ho avuto il piacere e l'onore di visitare nel maggio scorso, ero prefetto di Roma, molto bello, lo suggerisco, lo consiglio a tutti, molto bello, è un'altra grandissima testimonianza di quella che è la storia del Corpo Nazionale a partire dall'antica Roma addirittura, quindi veramente molto bello e lo consiglio. Chiudo dicendo, come dicevamo, periodo dell'anno che segna una fine e un inizio, una prospettiva. Quindi la prospettiva da parte nostra, e mi permetterà, ecco, derogando al fatto di non fare saluti, ma salutando i sottosegretari, i nostri sottosegretari, Molteni e Prisco, che sono in platea, che insieme all'altro sottosegretario Vandarusso sarà
sarà, come dire, la compagine che insieme a me, insomma, affronteranno tanti problemi, cominciano questa avventura, ma soprattutto quella di essere all'altezza delle aspettative del corpo nazionale, nella consapevolezza che il grande impegno ci è richiesto del fatto che siamo certi che il corpo nazionale sarà sempre all'altezza di quella che è l'apprezzamento che ormai da decenni riscuote, nei termini in cui l'abbiamo detto, dalla cittadinanza italiana. Grazie. Grazie Ministro davvero della sua testimonianza, grazie e piacere davvero e a presto. Buon lavoro Ministro. Buon lavoro di cuore.